Ciao a tutti, mi chiamo Alberto, sono un insegnante di Big Rock e nello specifico mi occupo di concept art. Nella pillola di oggi vedremo come affrontare il primo approccio al digital painting. Questo esercizio serve agli studenti per allenare l'occhio e sviluppare una certa sensibilità nei confronti dei valori tonali in scala di grigio. L'obiettivo è saper gestire al meglio i valori tonali, è un aspetto che servirà molto agli studenti in previsione dei moduli successivi, quando andranno ad affrontare il colore. L'esercizio permette inoltre di apprendere anche le prime tecniche base di pittura digitale. Si inizia quindi da uno sketch non troppo dettagliato e si prosegue con le tinte piatte, sia per il teschio che per l'ingombro globale delle ombre. Nello step successivo si inizia a muovere il disegno con delle variazioni tramite gradienti e si procede con la fase delle transizioni con l'utilizzo del pennello, dove si va ad ammorbidire i contorni delle nostre forme e a dare le prime informazioni di luce e volume. Successivamente si individuano i punti più scuri e più chiari dell'immagine, per poi cominciare la fase di render e rifinitura, con l'obiettivo di dare al dipinto un aspetto più verosimile. Si procede con l'aggiunta di texture pittoriche, rigorosamente create con il pennello, perché in questa fase non si usano ancora immagini fotografiche. E lo scopo è anche quello di mantenere l'esercizio fresco e del sapore artistico. Nelle ultime fasi si crea il dettaglio fino, ponendo l'attenzione nei punti focali dell'immagine, che viene poi aggiustata in post-produzione, dove gli studenti possono sistemare ulteriormente valori tonali e luci per far uscire ancora di più i volumi e dare gli ultimi tocchi di pennellate per personalizzare il disegno e conferirgli un aspetto pittorico e meno accademico.